Non c'è nulla di più speciale del legame tra padre e figlia. È un filo invisibile che li unisce. Abbiamo assistito a uno scontro social tra Belén Rodríguez e Antonino Spinalbese, un padre triste e pieno di amarezza, il quale avrebbe voluto trascorrere le festività natalizie con la sua dolce bimba, Luna Mar. Ma che cosa è accaduto? Una tempesta ha colpito nel giorno di Santo Stefano, a colpi di post sui social tra Belén e Antonino. Antonino sui social ha lasciato intendere che Belén non gli abbia dato la possibilità di stare con la figlia nei giorni di Natale. La showgirl invece, per risposta, gli ha detto di essere un bugiardo. Tutto ha avuto inizio da Antonino, che ha postato questa foto che con in braccio il cane e con la scritta My Christmas e auguri a tutti i papà. La foto è rimasta per qualche ora e poi è stata rimossa, ma nonostante questo la notizia ha circolato in rete. Ormai la miccia è stata accesa e dopo poco è arrivata la replica di Belén. Ho letto articoli equivoci e diffamatori sul mio conto e su mia figlia riguardanti il Natale, e poi invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno. L'amore serve sempre, non solo la vigilia. Belén inoltre continua in modo molto duro: spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Ci vediamo in tribunale. Basta fumo, vai a lavorare. Sono parole durissime di Belén a Antonino. Antonino gli ha risposto via social: sono un padre premuroso e naturalmente amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita. E poi aggiunge: essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. E poi continua: posso essere un pezzente e ne sono orgoglioso, perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24 ore al giorno per il resto della mia vita. E conclude: solo chi ha figli può capire cosa significa averli vicini o lontani, quanto ti possono mancare. Ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia per la vigilia né a Natale, e come se non bastasse, domani senza il mio consenso partirà per un viaggio. Un viaggio in Argentina con Belén Rodríguez, il suo compagno Elio e la piccola Luna Mari e Santiago. Tutti ritornano nella terra di Belén, l'Argentina appunto, per trascorrere la fine dell'anno. E conclude Belén con un post al veleno: adesso basta, troppa importanza, l'ho fatto perché non permetto a nessuno più di mandarmi sotto terra, adesso torna al posto tuo. Il viaggio in aereo per l'Argentina posta quest'altro post: sto arrivando, terra mia, Argentina, quante volte ti ho sognato in questi anni, finalmente ci rivediamo, mi sei mancato. Speriamo che ritorni la pace e la serenità e che la piccola bimba possa godersi dell'amore sia del padre che della mamma, perché lei è sola una piccola dolce bimba. Thank you.
Thank you.